chi sono? Sono Simone Templare, investigatore privato. E tu sei in arresto. Bello se fosse andata così. Il mio carnefice consuma il suo rito. Il mio settimo senso mi stava avvertendo, ma non l'ho ascoltato. Taglia. Il sangue esce goccia dopo goccia, quasi a tempo col battere dei secondi. Credo che Marty abbia proprio ragione. Più che un detective, sono un nerdective. Mi mancano più o meno 4 minuti e la mia mente sta laggando. 2 giorni fa, un venerdì 13. Un bel giorno per cominciare a morire. Saranno state le 8 del mattino. Simone! Soliloquio di Martina, affari da sottofondo ai miei pensieri. Questa mattina devo andare in lavanderia per ritirare. Rinunciare all'ennesimo pezzo della mia nerd collezione per tirare avanti. E il sidro di miele era finito. Mi mancherà il mio sidro. Mi mancherà la mia collezione. Quindici minuti dopo ero quasi pronto per il colloquio di lavoro. Quella sera Marty non sarebbe restata a dormire da me. Riprende il suo rasoio. Ah, eccolo, era finito. Poco più di un'ora dopo la mia mezza barba non mi crea più nessun imbarazzo. Lo ero più per lei. Ok, mi hai convinto. Devi solo superare una piccola prova e poi il posto è tuo. Lo sapeva che più che una cameriera cinese sembrava uscita da un maid caffè? Malus su coordinazione ed equilibrio. Ma che hai fatto? Ma sei un disastro. Vattene, va. Va. Non avrei mai potuto fare il cameriere in quel ristorante cinese. Cinesi. Conquisteranno il mondo. Un paio d'ore dopo sono a casa, facendo quello che ormai era diventato il mio hobby. Sembra che nessuno abbia più bisogno di un detective. Detective. Ah! Oh, sacchiottone, perché non ti metti la cravatta che ti ho regalato a Natale? Vabbè, io vado, ti ricordi di fare la spesa? Mi compri i bastoncini di pesce, quelli con la panatura croccante e anche le olive denocciolate nere. Poi mi metto alla ricerca di un altro colloquio e in quell'esatto momento mi chiama. Colombo dei poveri, stammi bene a sentire. Se provi a attaccare nuovamente ti uccido. Se non mi porti i 2000 euro di arretrati e l'affitto di questo mese. Quell'annuncio mi aveva colpito. Cercasi personale dal fiuto spiccato. Il lavoro perfetto per me.
50 minuti più tardi passo il colloquio e mi mettono subito alla prova. Non era quello che avevo intuito. Cinque minuti dopo rifiuto il lavoro. Era l'ora di pranzo quando mi imbattei nella sua macchina. Super B, il kick-ass de Novantri. L'idiota inseguirà qualche criminale della domenica. La riconosco dalle sue ronde in zona. Il giornale e la cinta gialla sottolineano l'evidenza. Ma trovo anche un elemento che mi condurrà a questo inevitabile momento. Vitiligine, ricompensa, presentarsi. Forse avrei smesso di sentirmi un dalmata. Un'ora abbondante a piedi da dove mi trovavo e sono in quello strano posto allestito dalla chimera con strane persone. Non mi riferisco agli altri del branco, solo altri 96 potevamo fare una carica. Buongiorno, sono la dottoressa Irina Bartoschi, responsabile in Italia di questo progetto. Vi chiedo scusa per questo spettacolo e vi ringrazio per essere qui oggi. Comunque il mio settimo senso era allerta. Stiamo per iniettarvi un farmaco di nuova generazione. Casualmente abbiamo scoperto una formula per curare completamente la vitiligine. Vi cureremo, ma prima il farmaco vi farà un po' di male. Perderete per alcuni minuti la sensibilità al braccio. E poi vi brucerà un poco. Per di più, ora conosco la faccia dell'idiota mascherato. Oh. Quell'insospettabile guanto giallo. Quello poteva essere un nuovo caso. Non l'ave mai, ovviamente. Bene, bene, adesso abbiamo l'ultimo. Solo dopo essermi ripreso. Allora, ecco qua. Un bug nel flashback. Come ero finito lì? Ma che importa? E comunque dovevo tornare a cercare il frammento della mia collana simile a Inuyasha fatta da Marti. Ci tengo molto. Non ho mai sopportato l'ape magà. All'ora del tè decido di guadagnare un extra. Dopo essere passato a casa per prendere ciò che mi serviva, mi fermo nel primo posto che capita. Volevo castargli in faccia il mio kit da lustrascarpe. A Paperinic questo non sarebbe mai accaduto. Ho lasciato passare troppo tempo prima di cercarli. Ormai il mio amato borsalino era andato. Ben oltre le 10. Ero quasi a casa. Faccio passi verso l'inevitabile conclusione. Ho cercato di ignorare il mio settimo senso. Non riesco. Un flashback nel flashback. Lasciami, lasciami! Io piegavo in Smirne. Widocznie strata cel.
ma è evidente che la chimera non c'entra. È parte del rituale del killer. Come quelle che sembrano analisi cliniche, anche se in un'altra lingua. C'è qualcuno qui con me. Via, 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 via! Oh, oh. Forse un minuto è passato.